la soluzione più facile in quanto lavoriamo indipendenti da tutti i fornitori, ma veramente della miglior tecnologia a disposizione. Questo necessita diversi approfondimenti, discussioni per veramente arrivare alla migliore soluzione. Poi anche un grazie al nostro riferimento locale, AreaSì, ai professionisti e agli esperti qui sul territorio che soprattutto in fase di studi fattività ci hanno dato importanti contributi. Io cercherò di fare un passaggio veloce sugli aspetti progettuali diciamo più importanti, qualche dettaglio tecnico dal punto di vista ambientale di una soluzione tecnologica di questo tipo e poi anche qualche aspetto economico, puntualmente molto importante perché la sostenibilità economica, diciamo, alla fin fine è il cittadino che ne risente se non è data. Parliamo di un inserimento di una soluzione impiantistica nel cluster del Cosmari, cioè di trattamento e di recupero qui dove ci troviamo, per cui è interessata tutta la parte verso ovest con espansione del compostaggio che è già stato, diciamo che è in fase di realizzazione ed è conclusa, e poi la digestione anaerobica che è fondamentale come nuova idea di impianto. Penso che con questo progetto siamo assolutamente in linea con quello che insomma, ha comunicato Legambiente anche con la sua presa di posizione proprio su questa tecnologia. Gli obiettivi devono essere di non sperperare una risorsa energetica perché insomma siamo nel secolo dove dobbiamo parlare di un sistema energetico sostenibile, ridurre il prelievo per cui di fonti fossili e ridurre l'emissione di CO2. Parliamo allora anche di un'importante misura dal punto di vista ambientale, abbattere i gas serra. Digestione anaerobica è una tecnologia di tipo biologico che si svolge insomma in ambito di esclusione di ossigeno e si crea una certa popolazione di microorganismi che a loro volta riescono a trattare la matrice organica e trasformarla in un gas che contiene metano più del 50%, per cui una risorsa energetica alla fin fine nota che può essere trasformata in corrente elettrica e in calore, per cui una cogenerazione. Le scelte progettuali, abbiamo praticamente due biomasse in entrata, parliamo di 50.000 di tonnellate del fosso, cioè la frazione organica raccolta separatamente dagli RSU, che oggi in parte vanno in compostaggio, ma con questo impianto sarà possibile aumentare anche la quantità che verrà conferita qui al centro di recupero. E poi abbiamo cercato una soluzione integrativa, cioè di questa frazione organica derivante dalla selezione che oggi va in discarica, di poterla recuperare sfruttando il contenuto energetico, e qui parliamo di 10.000 tonnellate di questo fosso. La soluzione che abbiamo sviluppato, parliamo di due impianti separati per queste due matrici di biomassa, proprio per il sistema di incentivazione che esiste. Dobbiamo cercare di stare sotto il megawatt di potenza elettrica perché ci garantisce migliori tariffe e così migliora tutta l'economia. E poi soprattutto anche la scelta tecnologica possiamo metterla a punto meglio alle esigenze delle due tipologie di biomassa.
Alla fin fine le migliori tecnologie a disposizione li abbiamo valutati tutti. Brevemente esiste la tecnologia a secco e una tecnologia a semisecco. Abbiamo escluso già nella fase di fattibilità impianti a umido, in quanto nascerebbero tanti problemi con i liquidi e tutto il trattamento del ciclo idrico sia a monte che a valle. Per quanto riguarda la forza, cioè la trazione organica derivante dai rifiuti solidi urbani, vediamo qua questo sistema a trattamento a semisecco che a nostro avviso è sicuramente la tecnologia migliore, così anche descritto nelle direttive europee di Best Available Technology, che parla proprio di questo sistema con un riciclo all'interno delle varie acque che qui girano. Qui vediamo di un progetto che abbiamo già progettato e che è in fase di realizzazione nel Trentino, che potremo poi anche andare a vedere, proprio questo biodigestore come è composto all'interno. Solo per darvi qualche idea come poi questa tecnologia potrebbe presentarsi anche qui. Per quanto riguarda la FOS, cioè la frazione organica derivante dall'impianto di selezione, qui sarebbe un miglioramento del processo oggi già in atto. Qui invece è adatto un sistema a secco, cioè un sistema molto semplice che dà la necessaria elasticità per questa tipologia di biomassa, che può anche cambiare come caratteristiche, e qui è importante che si applica una tecnologia flessibile. Vediamo qui un esempio di impianto, perché qui i vari tunnel vengono alimentati uno alla volta, viene rinchiuso il materiale, poi tirato fuori quando ha superato la fase più intensiva di trattamento. Qui vediamo adesso in dettaglio la zona interessata, poi all'interno del centro Cosmari, cioè abbiamo una parte della digestione anaerobica per la fossu e poi la digestione aerobica per questi foss. Qui la sfida era abbastanza grande per, insomma, con gli spazi a disposizione, integrare questa soluzione nella logistica esistente. Ci sarebbe poi bene una variante da pensare poi in fase di realizzazione, se non allargare magari anche gli spazi. Siamo sicuri però con gli spazi a disposizione si riesce a implementare questi due impianti. Vediamo qua i dati, le dimensioni più importanti. Allora, parliamo di rifiuti in entrata 50.000 e 10.000 per 50.000 FOS e 10.000 FOS, potenza elettrica nominale, qui allora capiamo la potenza energetica di 1 MW per quanto riguarda i FOS, giusto in linea con i criteri per l'incentivazione, e poi circa 300 kW, anche qui con la nuova bozza di legge di incentivazione, dove c'è questa soglia dei 300 e potremo stare sotto questa soglia e così sfruttare di più incentivi. Poi energia elettrica, poi energia termica, siccome parliamo di cogenerazione, e vediamo naturalmente in uscita che abbiamo flussi di massa ancora poi da inviare a un giusto post-trattamento, garantendo, insomma, per la parte liquida e quella solida poi un giusto trattamento in linea con i criteri ambientali. Qui vediamo lo schema generale sull'impianto per la FOSU. Accettazione, qui importante, accettazione in ambito chiuso, perché questa forse è la fase più critica per quanto riguarda impatto, possibili impatti con odori, per cui fase chiusa con aspirazione e poi tramite biofiltro
è garantito che l'emissione è bassissima e poi invio del materiale pretrattato, c'è una fase di triturazione, bagliatura, ai biodigestori a disposizione e controllati nel loro, nell'atmosfera in modo automatico. Sì, qui vediamo le auto. Ecco qualche esempio di impianto che esiste già, importante, un doppio portone, cioè entra l'autocavo che porta il materiale, viene chiuso e soltanto dopo viene inviato alle prime fasi di trattamento. Poi questo è l'impianto più semplice, a parte per la FOS, queste 10.000 tonnellate già presenti qui all'interno del ciclo di processo, anche qui però fase chiusa, alimentazione di questi 4 biotunnel, anche qui aspirazione completa dell'aria di processo e biofiltro che tratta poi queste emissioni. Abbiamo, qui vediamo il gasometro e l'unità di cogenerazione che chiaramente anche nell'altro impianto c'è. Anche qua i primi layout sviluppati per il progetto definitivo. Poi naturalmente certe soluzioni proprio per gli spazi stretti che abbiamo a disposizione, che abbiamo studiato e discusso con i tecnici del Cosmari. Ecco, e qui vediamo poi lo studio anche sulla logistica, sui trasporti interni, perché anche questi poi sono importanti per abbattere al massimo possibili emissioni, ridurre al massimo via di trasporto e poi definire i punti dove bisogna chiudere l'ambiente e controllare possibili emissioni. Si tratta di un'integrazione allora di nuovi passaggi di trattamento e recupero nella linea di processo esistente. Qui abbiamo reso noto di quale fase si tratta. Poi naturalmente flussi di massa sui quali abbiamo lavorato molto, cioè materiale, input, in che quale fase abbiamo quale riduzione e poi quali possibili output ci possono aspettare e così trovare per ogni fase la tecnologia adatta. Vediamo qui per l'impianto FORSU insomma la sintesi del bilancio di massa, 50.000 tonnellate di entrata, viene aggiunto anche una parte della frazione verde perché il materiale va insomma condizionato per quanto riguarda il contenuto di acqua, cioè sostanza secca, triturazione, bagliatura, qualche impurità, circa un 5% esce già in questa fase e poi miscelazione prima che entrano in questi biodigestori. Qui abbiamo una produzione di 4.400 tonnellate di biogas all'anno, c'è praticamente il vettore energetico poi a disposizione per la trasformazione e abbiamo poi con la separazione dei digestati 20.000 tonnellate che vanno alla depurazione e al compostaggio 30.000 tonnellate, giusto in linea con la capacità che l'impianto di compostaggio già esistente ha a disposizione. Poi sui FOS anche qui si tratta di disattivare un certo passo di processo esistente e poi inviare questa frazione che oggi non può essere recuperata poi a questa valorizzazione energetica possibile dove può nascere questo impianto di 300 kW. Anche qui sempre col vettore biogas, vediamo qua anche la sintesi del flusso di massa, qui si aggiungono allora 1250 tonnellate all'anno di biogas, circa 55% metano e poi il digestato può essere inviato direttamente al compostaggio di nuovo avendo sottratto praticamente il contenuto energetico
primario. Importante naturalmente la valutazione di possibili impatti ambientali. Qui abbiamo studiato tutto il territorio, possibili ricettori in vicinanza. Questo chiaramente è importante perché la situazione non può peggiorare, ma la situazione ambientale deve migliorare, e questo è proprio uno degli obiettivi primari di questo impianto, oltre all'aspetto di processo di poter insomma produrre energia da fonti rinnovabili. Abbiamo in vicinanza oggetti importanti che abbiamo valutato, c'è anche la selva di Fiasta, insomma, per cui siamo in un territorio sicuramente sensibile, un territorio che vive anche dal turismo, e di questo bisogna tenere conto. Per questo è stato definito tutto un pacchetto di opere di mitigazione, ridurre emissioni malodoranti, questo per un impianto biologico è sempre la priorità, è certo. Poi aumentare la sostenibilità dell'impianto stesso, cioè di tutto il cluster di recupero che troviamo qui al Cosmari. Con questa tecnologia andiamo effettivamente a migliorare la situazione, in quanto c'è una fonte rinnovabile a disposizione, e andiamo a migliorare il bilancio energetico. E alla fine aumentare il controllo del processo, per cui abbiamo parlato tanto di qualità anche del prodotto oggi, e questo con le misure definite sicuramente è dato con questo doppio impianto. Aspetti economici alla fine, si tratta di un investimento importante, parliamo in tutto circa di un investimento di 15 milioni di euro. Va detto che qui praticamente nasce un impianto produttivo, perché avremo ricavi poi dal lato di incentivazione per l'energia rinnovabile e comunque un vettore energetico a disposizione. Adesso non vorrei entrare in tutti i dettagli, abbiamo valutato diversi scenari, il caso peggiore, proprio per capire dove. Se tutti i fattori, non so, che l'incentivazione sarà più bassa quanto si aspetta, se dal lato investimento dobbiamo integrare magari nel secondo momento ancora qualche componente impiantistica per migliorare poi il processo, e così abbiamo valutato il caso peggiore e naturalmente anche il caso migliore, che dovrà essere l'obiettivo. Vari indici che entravano nel calcolo economico. Poi questo, non so chi un po' è del settore, è la bozza di decreto per quanto riguarda i nuovi incentivi per l'energia rinnovabile, dove c'è tutto un capitolo su proprio rifiuti organici, per cui biomasse nell'ambito rifiuti. Per esempio proprio per la cogenerazione ci saranno sull'incentivo anche delle maggiorazioni. Possiamo calcolare poi come ricavi anche 10.000 tonnellate in più che con le raccolte differenziate spinte, nei comuni sicuramente dobbiamo tenere conto, 10.000 tonnellate forse in più che così l'impianto può accettare, e abbiamo mantenuto la tariffa di conferimento costante. Ecco, e poi vediamo qua il risultato, nel migliore dei casi avremo un impianto che col periodo di 15 anni di incentivazione per fonti rinnovabili che è fissata, l'impianto si paga in 9 anni, con capitale proprio del 30%, si avrebbe un tempo di rientro sotto i 5 anni. Questo mi pare una prospettiva interessante, sicuramente è la base che in Cosmari si può affrontare un intervento di questo tipo. Proprio il worst case, l'impianto si pagherebbe comunque ancora interno a questo, entro questi 15 anni del periodo
di incentivazione. Per cui penso anche dal punto di vista economico tutte le valutazioni hanno dimostrato la sostenibilità di questo intervento, anche parlando di investimenti naturalmente molto importanti. Poi sono ancora lavori in corso, adesso ho finito, soprattutto sullo sfruttamento della parte termica. Stiamo valutando anche scenari per un teleriscaldamento, per le vicinanze. Vedremo qualche possibilità che può ancora migliorare tutta l'economia di questo intervento. Sono alla fine, spero di aver potuto spiegare i punti più importanti, poi per domande siamo a disposizione. Grazie. Grazie mille. Grazie. Presentare la prima sfida.